Che comunque, dai, tutto sommato, con pum pum pum, era partita anche abbastanza bene, no? Fino a fine primo tempo c'era il pretesto adatto col gol di pum pum pum, criticato per non segnare alle big. Poi però dopo, purtroppo, nel secondo tempo è successo ciò che è successo e vabbè, dopo lì può capitare. Sono anche felice del gol di pum pum pum, come ora va di moda chiamarlo su YouTube tra milanisti e interisti, perché è venuto praticamente subito dopo l'azione successiva a quel calcio di rigore non assegnato al Milan che, dalle immagini soprattutto del VAR, mi sembrava abbastanza clamoroso, ecco. Avrei magari capito di più se non l'avessero dato vedendo le immagini dall'altro lato, perché magari dall'altro lato ci poteva essere il dubbio, non è che magari la tocca con la spalla. No, hanno fatto vedere le immagini dove sembrava palese un tocco del gomito di Alexandro, che secondo me quello lì, ragazzi, senza troppi giri di parole, sembrava un rigore abbastanza evidente. Per carità, è vero che Alexandro, entrando in scivolata, non è che se lo può far scomparire, è verissimo, però allo stesso tempo è giusto dire che era parecchio largo e secondo me ci stava assolutamente il calcio di rigore. Solo che ogni tanto sono così, no? Come noi con Bradaric, palesemente, no? Per prenderla di braccio, magari lo vanno a rivedere e non te lo danno uguale, chissà. Bah. Poi, ovviamente, io qui lo dico senza proprio problemi, ecco, in tutta tranquillità. Secondo me quello lì era un calcio di rigore evidente. Poi dopo, se qualcuno la vuole sempre buttare nella malafede, campionato falsato, dovete sempre rubare nonostante tu sia più 18, dopo lì va benissimo, va bene così, fa parte del calcio comunque. Però rimane il fatto che era un calcio di rigore abbastanza evidente, secondo me, e fortunatamente, bisogna dire, il Milan, praticamente l'azione successiva, è riuscito a trovare il gol del vantaggio con Piontek, appunto, anche se lì gran parte del merito è, riciclando una frase abbastanza usata negli ultimi giorni, 50% di colpa Bonucci, 50% di colpa Bentancur, anche se probabilmente Bonucci, solamente per azzardare quel passaggio, un buon 70%, forse anche 80%, glielo do. E per il resto, alla fine, ragazzi, nel primo tempo, solita Juve di questa fase del campionato dove non deve dimostrare praticamente nulla, entra in campo così, giusto per motivazione sotto lo zero. I tiri in porta sono arrivati allo scadere del primo tempo, dopo il vantaggio del Milan. Da lì, in effetti, abbiamo iniziato un pochino a svegliarci, però fino a quel momento il nulla cosmico, che comunque capisco possa far incazzare, come allo stesso tempo capisco che questi qui pensano a mercoledì, mentre invece nel secondo tempo, come spesso accade, no, è uscita la voglia di vincere, la voglia di ribaltare il risultato, e non l'hai fatto neanche con troppissime difficoltà, nel senso, non è stato semplicissimo, però si può dire che impegnandosi un minimo sei riuscito a fare ciò che volendo puoi fare sempre in praticamente qualsiasi partita, ovvero controllare la partita, controllare il gioco e renderti pericoloso. Pareggio raggiunto su calcio di rigore di Dybala, anche quello lì mi sembrava comunque un rigore abbastanza netto, perché alla fine Musacchio entra direttamente su Dybala, che poi, per carità, è furbo a posizionarsi, no, nel posto giusto per farsi prendere, però quello lì di fatto è un calcio di rigore. E poi per l'ennesima volta Ken, Keane, dai, lui è riuscito a portare i 3 punti a casa per l'ennesima volta, anche se prima, bisogna dire, si era mangiato un gol abbastanza clamoroso, ecco, che era praticamente dentro l'area piccola, solo davanti Arena, l'ha sparato in cielo. Capisco il momento, però insomma mi sembrava esagerato. Poi cosa vogliamo dire? Che per l'ennesima volta senza Chiellini la difesa è stata un pochino, no, altalenante, spesso e volentieri corso qualche rischio. Per l'ennesima volta Rugani ha dato dimostrazione, secondo me, che purtroppo quando ha davanti a sé giocatori forti come Piontek o giocatori che sono indiavolati come Piontek, va veramente in difficoltà, a volte sembra proprio che abbia paura. Per l'ennesima volta abbiamo visto che Bonucci, se non ha di fianco Chiellini, è un difensore inteso proprio come difensore a livello difensivo, nel senso, alla fine, essendo difensore abbastanza mediocre, però che poi ha quella meravigliosa capacità di farti quelle verticalizzazioni che, per esempio, hanno portato al rigore su Dybala. Per la seconda volta consecutiva Pjanic, che boh, ha giocato con voglia anche oggi, di fatto ha stravolto la partita. Così come Ken, che per l'ennesima volta è entrato
e ha fatto gol. E in un momento di gloria meraviglioso, sperando che continui, e dato che ha fatto gol con la nazionale, ha fatto gol in Coppa Italia, sta facendo gol in campionato, ti manca una competizione abbastanza importantina. Vedi un po' te cosa fare. E per il resto nulla, ottimi ritorni di Spinazzola e di Dybala e anche di Mandzukic, che rispetto alle altre partite già qualcosina in più si è visto. E per il resto nulla. Noi ci vediamo domani, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!